Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Chiacchiericcio para vlog, come state? Spero bene. Allora, questo invito è per parlare un po' con voi, ma anche perché mi devo fare il letto e poi farmi una bella skin care. Quindi niente, questo video sarà breve, perché non è detto che sia breve, però voglio subito andare al dunque. Allora, adesso faccio il letto, poi faccio la doccia e poi ancora ci vediamo dopo il pomeriggio, ok? E niente, a dopo. Allora, ora faccio il letto. Intanto io cosa fare, ma lo voglio fare lo stesso. Allora, chiudo la porta perché sennò si sente troppo. Il rumore della televisione non va bene. Sì, lo so, è noioso far vedere il letto mentre stai registrando, però non mi piace fare il letto, lo faccio. È bello farsi il letto, ma è una soddisfazione in più. Vado a farmi la doccia, ovviamente. Alla fine non sta valendo niente mai, no? Il letto. Non è niente male. Questo lo sta. Si brucia la batteria. Allora, ho staccato la batteria del computer, se non si brucia. Ok? Niente. Adesso faccio il letto. Anzi, cosa sto dicendo? Ho fatto il letto, per aver visto, ho fatto il letto. E dunque, adesso vado in bagno, faccio la doccia. Vi porto con me, se ci riesco, non è detto. Allora, come bagno doccia utilizzo sempre questo. Questo qua, della Vitale. Questo, molto buono. È fantastico e mi puoi scegliere tutto quanto. Oltre che un profumo fantastico, direi. E poi come shampoo, che balsamo utilizzo questo qui della Fructisa, che sta ottimale, già ve ne ho parlato, ve l'ho con l'aspetto di informazione qua sopra. E poi della review che vi ho già fatto. E poi a breve, quando posso, vi recensirò questo shampoo, no, shampoo, non è balsamo.
Vabbè, ho preso il posto di prendere il balsamo, mi sono uscita un po', vabbè, non importa. Io credo che fosse un balsamo, vabbè. Io credo fosse un balsamo, vi giuro. Guardate che fisetto con voi stesse. Vabbè, non importa. Comunque, userò due shampoo insieme, non importa. Addolcente, naturale, vabbè, per tutti i capelli. E niente, questo credo fosse un balsamo. Comunque, questa è la routine di stamattina. Utilizzo questi poi faccio sapere che mi sono trovata bene. A dopo, ragazze. Mentre come crema per il corpo utilizzo questa qua, della Leo Crema, che è fantastica, ha un profumo che lascia un po' la scia, però io la faccio fare un completo assorbimento, se no non fa nulla, vabbè, se no non mi idrata di niente, comunque questo è top. A dopo, dai. Come capelli utilizzo questo olio qui, per districarli bene e cercare di diventare più lucidi i capelli, ok? Ed eccomi qua, allora ho fatto la doccia, tutto quanto, sistemata per bene. E niente, ho fatto questo... ci ho voluto un bel po' a farmi la doccia, però intanto mi ho fatto vedere tutti i prodotti che utilizzo, sia per la skincare della mia testa, cioè hairstyles, e poi anche, perché non ho fatto questo leggero cipollotto, non ne manco più tanto leggero, però per stare più comoda io più che altro. E in più ho utilizzato quello che vi ho fatto vedere io, che mi sono pure sbagliata a prenderlo, però la mia pazienza, ho preso quello e quello utilizzo, quello al cocco e anche quello Fructis, quello della Splendor, quello di Fructis. Poi ho usato il bagno doccia della Vidal, che non è male per niente. Appena finisco questo, quello, cioè inizio il Mantovani, che è stra buono, mi piace, ne preferisco quegli altri bagno doccia, però male che vada, se me ne compro un altro non mi dispiace, non di Mantovani, anche di altre marche, ma siccome che io ogni tanto vorrei un bagno doccia che ho visto a sapone e profumi, e ok, ho visto anche acqua sapone, però di acqua sapone vado poco niente, quindi preferisco di più acqua sapone, no, scusate, sapone e profumi, oppure Douglas, ma Douglas, vabbè. Lasciamo stare che è meglio, perché ci vado poco e nulla, e quando vado ad acquistare, tante volte non c'è quello che trovo io, non c'è sempre quello che trovo io, mi tocca arrangiarmi con quello che... con quello che c'è nel negozio a disposizione, che c'è lì tra le offerte, queste cose così. Cioè, praticamente c'è un prodotto e ne esce un altro, anziché uscire quello che cerco io di solito, tipo una cosa per le sopracciglia, una penna per le sopracciglia, o un gel fissante. Trovi di svariate marche, tranne quella marca che vuoi tu, che a volte non c'è mai, tipo Essence ce l'hanno, ma non sempre. Hanno Maybelline, ma non sempre, e così via. A volte devi fare una maratona, una battaglia, una lotta per cercare quello che vuoi tu, però vabbè, niente dettagli. E innanzitutto, comunque, oggi ho utilizzato la mia Leo Crema, che ho questo profumo qui, che aspettate un secondo, ora lo prendo, non voglio farlo cadere. Questo Miss Dior, voi direte di nuovo? Sì, di nuovo, perché è troppo buono e perché, ragazza, la fragranza. Non so le note che ha olfattive, ma è di una bontà unica quel profumo, è strabuono. E quindi ve lo consiglio, sono profumi, è vero, molto gustosi, come ha detto Mariangela del canale Beauty, non mi ricordo il suo canale, perdonatemi, casomai ve lo segnalo qua sotto, ve lo scrivo, perché me lo guardo ogni tanto, ma no, guardo quasi sempre, sia Mariangela che altri canali, che adesso non mi ricordo, e niente, quindi... poi c'è altre, le LP, come si chiama il canale di quell'altra ragazza, comunque ve le segnalo tutte qui se me le ricordo, se me le ricordo non vi prometto niente. E poi ringrazio tanto la Stefania, perché mi guarda sempre i miei video, ciao Stefi, e poi cos'altro, poi bagno schiuma è troppo buono, Vidal già ve l'ho detto, ma che amore che ho per bagno di doccia, anche un altro bagno non è male. Come ci sono trovata col Fructis? Allora, ho fatto un minutaggio da 60 minuti,
la forfora, perché ho un bel po' di forfora, non so, voi non lo vedete perché il video cosa fa vedere una mazza, ma io in questi giorni ero un po' stressatina, quindi grattavo, grattavo, più ero un po' nervosa, eccetera, via discorrendo, e mi è venuto un po' di forfora da stress. Vabbè, no comment, c'è un pedo che è meglio. E niente, quindi ho detto, perché devo ulteriormente continuare a stressare? Faccio altre cose che piacciono di più a me, tipo fare video, cercare video, guardare video e via discorrendo, scrivere, che mi piace anche scrivere, mi piace che ne so andare all'aria aperta, ma vabbè, con i dettagli, mi piace anche, che ne so, cantare canzoni che piacciono di più. E nulla, quindi ragazze mie, il prossimo video preparatevi perché il prossimo video sarà i preferiti di ottobre, perché tra poco ottobre sparisce, quindi mi devo sbrigare a fare i preferiti di ottobre. Non so se lo faccio oggi o domani, ma penso che lo farò domani perché oggi ormai rimando, è quasi mezzogiorno se non erro. Aspettate un secondo. Non è ancora mezzogiorno, ma mi voglio sbrigare, quindi niente, io adesso mi ho fatto una bella doccia, mi sono messo questo vestito che è un po' sperazzino, bello, a voi piace, però un altro giorno, quando farò un'altra doccia, come stasera e domani, mi cambio di nuovo, mi faccio un altro outfit. Questo è l'outfit che vedete adesso, voi vedete anche questo mio outfit, nulla di sé, nulla di che, di sé, tutto semplice, molto, molto easy, normale. E quindi niente ragazze, questo era tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi farò un linkoncino, oppure ve lo dico anche lo stesso, mettete un bel like, nel commento fatemi sapere se questo video vi è interessato e soprattutto fatemi sapere se vi iscrivete al mio canale, ovvero con un'iscrizione, attivate tutte le campanelle di modo da non perdervi i prossimi video, aggiornamento sul mio canale YouTube, e noi ci si vede a un prossimo video. Buona giornata a tutte e buon weekend a tutte, perché non so, perché se è giovedì, sì, oggi è giovedì 26 ottobre, quindi lo carico appena posso, non lo so quando lo carico, ma lo carico presto, promesso. Ciao ragazze, lasciatemi un bel like, mi raccomando, non scordatevi di mettere un bel like. Cos'altro dire? Niente, ciao, a presto, un bacio, già durato anche troppo sto video, ma va bene, mi fate piacere quando mi vedete tutta, ciao.